a tutti. Allora, proseguiamo con la storia. Allora, dobbiamo raggiungere Barrett. Che dov'è? Vieni, l'armata è stata avvelenata. Per gli dèi. Parla, bastardo! Chi? È quell'uomo, mio re. Tu accusi Barid? È lui che mi ha dato il veleno. 7 pezzi d'argento. Il re di Dublino. Ma, mio re, io... Solo gli irlandesi sono stati avvelenati. I tuoi danesi stanno bene. Mio signore... Parole suadenti e modi servili. Tipico dei traditori. Mio signore, sai che non è possibile. I danesi non usano il veleno. E Barid non è una serpe. Mio re, è stato lui. Mi ha detto, avvelena i cani irlandesi. Così. Ha minacciato di uccidermi. Silenzio! Ah! Portatelo via! No. Sono innocente! Kira, ho scelto di averti al mio fianco perché sai vedere con chiarezza. Ma non mi fido di questo danese di Dublino. Mio re, ti ho servito con lealtà! Fidati di lui, Lord. Ho detto silenzio! I danesi combattono per chiunque! Barid, resta nel castello mentre rifletto sulla tua posizione. Prima devo trovare una cura per i miei soldati. Sai bene, mio re, che ho un'amica che sa curare quasi tutti i mali. Ah! Una delle tue amiche streghe sparse tra i boschi pagani. Lascia che le parli. Troverà una cura. E sia, va. Prendi un soldato che ti scorti. E che vuoi che sia? Scelgo te come mio soldato. Ci vediamo alla stalla all'ingresso del castello. Barid, ringrazia che la tua testa sia ancora attaccata al collo. Oh sì, per gli dèi, lo so. Vieni. Andiamo dalla mia amica Birdre. Chi è questa guaritrice? È una druida. Giovane, ma saggia. Sei pronto? Sono ansioso di conoscerla. Ok, raggiungiamo questa druide. Povero Barid. È triste che Flanna possa dubitare della sua innocenza. Il veleno aveva 2 scopi. Indebolire i soldati e gettare ombre su Barid. Chi può essere stato? Tossivano sangue. Deve essere lo stesso veleno usato da una setta druidica, i figli di Dan. Chi sono? Quando i cristiani giunsero con spade e fuoco, alcuni druidi si riunirono. Insieme giurarono di sterminare i cristiani. Scelsero la violenza e l'assassinio. Spesso riescono a confondersi tra gli abitanti dei villaggi. Cosa mi dici dei druidi come Dirdre? I veri druidi si oppongono ai Dan. Ma sono sparsi e disorganizzati. È questa la ragione per cui desidero che Flann salga al trono di Re Supremo di Rhi. Schiaccerebbe i figli di Dan e lascerebbe in pace i veri druidi. Ne dubito. Parlami ancora della tua amica. Dirdre è una druida che conosco da anni. Eravamo apprendiste. Sei stata una druida? È così. Ci sono molti pagani e molti druidi sparsi per le foreste d'Irlanda. Di qua, oltre il fiume. Questa terra mi inquieta. Non ricordo bene la via.
Segui le pietre. Guidami. Ora capisci com'è il Compact. È selvaggio. Che palle i lupi! Finalmente pronta a tornare alle gioie della foresta. Dirdre, lui è il mio amico Eivor. Siamo qui perché ci serve il tuo aiuto. Ahimè, speravo che gli auspici fossero errati. I figli di Dan. Sì, l'armata di Flann sputa sangue. Sai che cosa dobbiamo fare? Speravo ci fosse un altro modo. Di che cosa parlate? I figli di Danu creano il veleno, ma ne custodiscono anche la cura. Ambra, estratta dalla linfa di un antico albero a loro sacro. Ogni figlio di Danu ha con sé una scheggia di quest'ambra. Se intinta nel sangue del suo proprietario, l'ambra libera il potere imprigionato al suo interno. È una richiesta macabra. Dove trovo uno di questi druidi oscuri? Un nostro amico ha cercato di scoprire le nuove identità dei Danu. Sperava di trovarne uno chiamato lo Scriccio, ma poi è stato ucciso. I Danu sono molto pericolosi. Potresti trovare qualcosa nella sua vecchia casa, a nord dell'avamposto commerciale di Portoli, alla foce del Balli Sadir. Troverò questo scricciolo, intingerò l'ambra nel suo sangue, poi ritornerò. Che gli spiriti ti guidino. Ecco, un'altra missione impossibile. Allora, un po'. Ah, ci mancava anche questa. Una setta segreta che si infiltrava in tutti i livelli della società con l'intento di distruggerla. Trova gli indizi sparsi per l'Irlanda per sradicarla. Scopre ed elimina i figli di Danu. Puoi trovare gli indizi proseguendo la storia irlandese, esplorando l'Irlanda. Una volta trovati tutti gli indizi su un membro, la sua identità verrà rivelata e sarà disponibile a rintracciarlo. Ispezione il cottage abbandonato sulla riva vicino a Porto. Diciamo che adesso mi manca solo questo. Va bene, andiamo a farlo. Il punto. Ultima. Sono pure io. Allora, qui dovrebbe essere la pietra. Ho trovato un tesoro. Allora mi dice vicino. Forse è lì. Trovato, nota ritrovata la grande. Quando la festa di Nashkroga entrerà nel vivo, dovrò sfruttare la sfiducia di cui è stato dato un debito di privatezza per diffondere notizie false. Una volta che non ho scorso di un giorno, ti andrò in tribunale su come... Trovata. Allora,
Assassinala. Bisogna capire dove si trovi, eh. Allora, andiamo a vedere dove. Andiamo a prendere lo scricciolo e lo assassiniamo. Dai. E ricominciamo con questa cosa. Che ci mancava, eh. Sono tutti qua. Devo trovare un modo per non farmi vedere. Quindi i tetti sono più che sufficienti. E vai, ci mancava sto pezzo. Non so se devo parlare con qualcuno o no. Devo solo difendermi. E scappa, scappa. L'anatema che si nasconde a tua ma ha tramato l'avvelenamento. Lo dirò a Dirtri e a Kira e darò loro l'ambra insanguinata. Ci vediamo poi dalle nostre amiche. Noi le abilità come le nostre, queste sono una passeggiata. Già fatto. Eivor, iniziavo a temere il peggio. Io sto bene, lo scricciolo no. Che il sangue dello scricciolo bagni la morbida terra e nutra la foresta di latte rosso. Dammi il frammento per la cura. Gli umori dell'albero antico vivono nell'ambra, ora accesa dal sangue. Guarda, sta diventando rossastra. La cura sarà dolorosa. I soldati soffriranno e invocheranno persino la morte, ma in poche ore si riprenderanno. Siano lodati gli spiriti. Lo scricciolo aveva una nota. Una nota? L'avvelenamento e il piano di accusare Barid erano frutto di qualcuno chiamato l'anatema. C'è un cottage a tua, dove l'anatema si nasconde. Forse là scopriremo chi ha creato il veleno. Speriamo che sia davvero così. Non è lontano. Dobbiamo andarci. Non ancora, la cura è pronta. Devi consegnarla il prima possibile. Io cercherò questo misterioso anatema. Porta la cura a Kashmir. 3 o 4 gocce per soldato, non oltre. Grazie, amica mia. A presto. Eivor, raggiungimi sotto l'albero fuori tuo, in direzione sud. L'anatema sarà il tuo secondo figlio di Dano, Eivor. Ce ne sono altri. Se mi porterai tutti i frammenti d'ambra, potrei prepararti una pozione che ti darà la potenza del sole stesso. Prima ucciderò l'anatema. E penserò agli altri e al tuo sole misterioso. Prima di andare, sappi che c'è un'ombra su Kira. Proteggila, ti prego. Una conversazione con un indizio su Danu. Allora, e anche questa l'abbiamo fatta.